Da non crederci, la Sé Cortona, complici strampalati risultati su altri campi, contro ogni previsione visto il calcolo di probabilità, 3,5 circa, retrocede in A3 dopo l'1-3 interno contro il demotivato, solo sulla carta Castellana Grotte, che ha imperversato contro gli ortonesi crollati ben presto, contrariamente al tipo di gara che tutti i tifosi e gli addetti ai lavori si attendevano, tutti al di sotto della mediocrità ai giocatori. Impietoso verdetto, in fondo ingiusto, dopo l'indicibile rimonta del girone di ritorno. Eppure sarebbe bastato vincere almeno un set, quello poi perso a 23 dell'1-3, o il secondo quando si era in vantaggio addirittura per 13-6, pure questo perso a 23, per accedere ai play-out e giocarsela con il Portoviro, cosa auspicabile ed equa. Tant'è. L'Ortona piange sui suoi errori e sulle dolci fortune, chiamiamole così, altrui. Lo sfogo di mister Nunzio Lanci è fin troppo contenuto, almeno al microfono, ma questa giornataccia in nero è disseminata di tante domande. La parola al tecnico abruzzese. Purtroppo è andata così, non possiamo fare niente per cambiare le cose. Dobbiamo fare ammenda di tutti gli errori fatti durante il campionato, ammenda di una partita giocata malissimo. Male, una partita che doveva vederci dominare, entrare in campo con il giusto atteggiamento, purtroppo non è andata così, loro hanno giocato una buona partita, noi non siamo stati bravi a contrapporsi al loro gioco, una signora squadra. Sono risultati anche dagli altri campi quantomeno definibili strani. A me non piace mai parlare degli altri, non siamo stati bravi noi, ecco, punto. Questa partita è stata un po' il sunto di tutto il campionato, giocato a fasi alterne, giocato in maniera un po' approssimativa in alcune situazioni, girone di andata buttato alle ortiche, girone di ritorno giocato con gli attributi, però non è bastato. Abbiamo provato a cambiare le carte in tavola, ma non è bastato, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo provato a cercare di fare del nostro meglio, poi ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità, come me le prendo io, se le dovranno prendere anche i giocatori.